Eccoci qua ragazzi, benvenuti all'interno di questo breve video tutorial. All'interno di questo video vi faccio vedere come collegare questo piccolo pulsantino che vedi qui in basso a destra, dove c'è scritto vuoi iniziare ormai delle domande? Clicca qui e inviami un messaggio su Telegram. Ora, innanzitutto perché ho inserito questo pulsante e perché ti consiglio di inserirlo anche a te? Numero uno, perché ci sono tante persone che arrivano all'interno di una video presentazione e magari hanno delle domande, hanno dei dubbi, hanno delle perplessità, hanno qualcosa da chiedere e tanti non vanno avanti perché non c'è nessuno che risponde. In questo caso invece puoi aumentare le conversioni, prendere anche quella piccola percentuale di persone che magari ha voglia di chiederti qualcosa e quindi hanno un metodo per contattarti velocemente, poi rispondere alle domande e chiudere il potenziale cliente. Ora, come funziona questa integrazione con Builderall e qual è il software che sto utilizzando? Un software che ha un piano a pagamento, un piano gratuito. A te servirà solo il piano gratuito. Ti basta andare su Calbell, che è questo sito qui, e creare un account. Io adesso ti faccio vedere tutta la procedura da zero, così è sicuro che riusciamo a farlo. Qui dovrai inserire la tua mail, quindi inseriamo una mail. E vai su crea account. Qui dovrai inserire il tuo nome. Perfetto. Qua inserisci di nuovo la tua mail e qui vai ad inserire una password. E clicchi su iscriviti. Ok, ora ti dice login. Login, vai ad inserire nuovamente la mail. Inserisci nuovamente la password. Ok, e clicchi su login. Qua come vedi ti darà errore perché ti dice che devi confermare la tua mail. Quindi io adesso me ne vado all'interno dell'email, come tutte le procedure, accedi a Gmail, ok, email di Google, accedi. Ok, come vedi ci è arrivata l'email di Calbell. Ora ti basta cliccare su verifica la tua mail, io aprirò questo link in navigazione incognito perché ho già un account creato. Ok, e ti porterà direttamente all'interno di questa pagina. Come vedi abbiamo modulo chat o widget, ok? Basta cliccare su widget, cliccare su vai al mio account e ti porta all'interno di questa schermata. Ora, come vedi, in realtà non è, puoi collegare qualunque cosa, quindi puoi collegare Telegram, puoi collegare Instagram, puoi collegare WhatsApp e Messenger. Quello che puoi fare, io ti faccio vedere la procedura con Telegram, in realtà è uguale per tutti gli altri. Quindi ti basta cliccare su Telegram, su collega. Qui quello che devi fare è inserire il tuo nome, il tuo nome utente di Telegram, quindi in questo caso il mio è chiocciola Leonardo Gulizia. Mostra il canale su desktop e su mobile, salva le modifiche. Ok? Se vai in basso, qua ti dirà anteprima widget, qui puoi caricare un'immagine, quindi l'immagine che vuoi inserire come icona. E adesso andiamo a prendere, io adesso vado a scaricare, se non ce l'hai, vai a scaricare icona Telegram, icona Telegram, la apri, tasto destro del mouse, salva immagine con nome e clicchi su salva. Torni indietro, vai su carica immagine, vai a inserire l'icona di Telegram, apri e qui ti dice vuoi posizionarlo in basso a destra o in basso a sinistra. Visto che noi all'interno del nostro funnel abbiamo Morevago, il software, quello delle recensioni, lo mettiamo in basso a destra, ok? Poi ti chiede se vuoi inserire un messaggio di benvenuto e ti basta cliccare su questo pulsantino qui ed inserire il messaggio. Io avevo inserito questo messaggio qua. Allora, adesso vediamo se riesco a copiarlo. Perfetto. Copia. Vuoi iniziare con la
Inserisco anche RPF 3.0, ma hai delle domande? Clicca qui e invio il mio messaggio su Telegram. Questo lo tenete attivato, attivo, e quello che dovete fare adesso è copiare questo codice. Quindi lo copiate, copio questo codice. Ok. Ricordate ragazzi che questa procedura è fattibile per qualunque altra cosa, per qualunque altro sito. Ora, noi dobbiamo piazzare questo pulsantino nella seconda pagina, quindi nella pagina di presentazione. Vi basterà andare su Builderall. Adesso c'è la nuova versione, ragazzi, del 5.0, che secondo me è qualcosa di spettacolare. Farò veramente tanti tutorial, hanno inserito un sacco di software nuovi e cose varie. E vi basta andare sul vostro costruttore di siti web, quindi su Cheetah Builder, andate sul vostro funnel di vendita, quindi sul funnel di RPF, ok, RPF 3.0, questo è il mio, modifica sito, e qui andate sulla pagina di presentazione, quindi sulla pagina numero 2. Ora, se avete qualche altro sito, avete qualche altro funnel, qualche altra cosa e lo volete mettere direttamente sulla prima pagina o su tutte le pagine, potete ovviamente farlo. Io vi sto facendo vedere la procedura per il nostro modello di business. Quindi pagina presentazione, andate sui tre puntini, andate su impostazioni, ok, e qui come vedete io lo avevo già inserito, ma lo cambio per farvi vedere. Quindi il codice che abbiamo copiato lo inserite qui dentro, lo incollate e andate a cliccare su salva. Perfetto. Per vedere se funziona, vi basta cliccare sui tre puntini, andare su, vai alla pagina del sito. Ok. E ve lo trovate qui. Io adesso avevo cambiato il messaggio, quindi se riaggiorno un paio di volte, dovrei trovare quello con la scritta RPF. Vi ricordo ragazzi che quando avete il dominio già collegato al funnel, quando fate le modifiche, ci vuole un po' di più per aggiornarsi. Quindi, ok, adesso si è aggiornato. Vuoi iniziare con l'RPF, ma hai delle domande? Clicca qui e inviami un messaggio su Telegram. Se invece volete collegare tutti gli altri pulsanti, la procedura è praticamente uguale, quindi vi basta andare su sempre su widget e andare su collega e vi chiederà ovviamente di inserire il vostro link, il vostro ID, dipende da che cosa collegate. Se collegate Instagram, per esempio, vi basterà inserire il vostro nome utente di Instagram. Se collegate Facebook, vi farà collegare Facebook Messenger a questo pulsante e via dicendo. Per questo tutorial, ragazzi, è praticamente tutto. Ci vediamo alla prossima guida perché sto creando una serie di guide per aiutarvi a capire come funzionano bene tutti gli strumenti, come funziona tutta la piattaforma di Builderall e soprattutto come ottimizzare al meglio il funnel. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!